riscattare il mio nome. Il suono della frusta non si avvicina nemmeno al movimento della lenza. Tra l'altro, una lenza non potrebbe mai produrre il suono di una frusta, dato che i materiali di produzione sono diversi. L'illuminazione della mano prima e dopo è molto diversa. E anche nell'inquadratura successiva è differente. L'ubriacone si è svegliato e si è alzato senza produrre alcun rumore, questo contando il fatto che ha una catena al braccio. Il gatto ha inciso le sue iniziali sul telo, ma la domanda che sorge qui è scontata. Quale magia tiene al centro questo pezzo di stoffa? C'è qualche problema con la luce. Per lanciare un'ombra di queste dimensioni, dietro al gatto dovrebbe esserci un proiettore. Mentre l'ombra è ora con i bordi definiti, ma subito dopo sfocati. E infine, questa illuminazione non esiste affatto in questa scena. La bottiglia produce un rumore come se sbattesse sul metallo, mentre il bancone è fatto di legno. L'unica cosa che troverai stasera sono grossi guai. Il gatto ha preso il coltello del tizio e l'ha lanciato dall'altra parte della stanza, ma la traiettoria è alquanto strana. In più, nei filmati ravvicinati, la lama non ha tagliato i baffi, ma sono scomparsi solo nella scena successiva. Fagioli magici. Quei fagioli non esistono. Sono i fagioli della lettura. Ah, quindi se il tizio ha un tatuaggio, allora i fagioli magici esistono davvero? Sul serio, gli basta così poco per credere in una favola? Mi sparerei in bocca se i miei occhi si illuminassero sempre di rosso. Prestate attenzione a questa scena. Jack mette la catena intorno al forziere ed un tratto compare una catena anche da sotto che non c'era un secondo fa. Il problema è che se la catena può essere messa così da sopra, allora potrebbe essere anche tolta nello stesso identico modo se solo questa catena non fosse comparsa dal nulla. Non capisco il collegamento tra i due tizi random e un terremoto col vento. Il tizio è stato colpito alle palle, ma per qualche motivo vola nella direzione dello sparo, non verso il basso, ma nella direzione della pistola come se l'avessero spinto. Sarà selvaggio come uno sparo. Ma loro esistono. Ma che dici? Il gatto ha visto solo due moderatori di Discord e una scatola RGB. Prima di tutto, il vetro è più duro degli artigli di un gatto, quindi questo trucco è impossibile. In secondo luogo, la traiettoria delle zampe non corrisponde alla figura finale. Il cliché della luna piena giusto per farmi arrabbiare di nuovo. Tu sei pazza, donna! Qui vediamo la POV della prospettiva del gatto, ma in realtà i gatti non vedono così tanti colori come gli umani e soprattutto non vedono l'arancio, il giallo e il rosso. La donna stringe la scopa da qualche parte in mezzo, ma qui vediamo la scopa per intero e le mani mancano del tutto. Chi è il pazzo maniaco che beve latte a sciottini come se fosse vodka? A quanto pare la scatola non è fatta di legno ma di plastilina per ottenere una forma così perfetta. E ho una domanda per la piuma sul cappello, come ha fatto a sfondare il legno? Tra l'altro la forma appare sulla scatola prima che il gatto la tocchi. È impossibile, bro. Questa è la migliore animazione che siete riusciti a fare? Sembra questa. Non c'era una chitarra nelle vicinanze e il gatto la prende dal nulla. Mi hai colpito in testa con una chitarra? Tu sei una femmina? E quindi qual è il problema? Fino a un secondo fa stavate lottando fino alla morte, no? C'è di nuovo qualche problema con le luci. Le ombre di Humpty e del gatto cadono dalle parti opposte. Quale luce sta riflettendo la gatta se è seduta al buio? Punto a vagare, un gattino affamato. Il cesto del gatto viene spinto dal ponte ed è chiaro che le pareti sono più alte del cestino, quindi in teoria nella scena successiva il cesto non dovrebbe essere visibile. Tra un'inquadratura e un'altra sparisce questa tazza per poi tornare di nuovo. Scena che infrange ogni legge della fisica. Andrai a raccontare agli altri che credo nella magia? È questo che fa? Credere nella magia in un universo popolato da fate e personaggi delle favole mentre te sei un uovo parlante? Devi essere pazzo. Un piano alquanto strano. Cosa avrebbero fatto se il carro non fosse passato sopra questa pietra? Lo slancio del gatto sarebbe stato sufficiente a spostare massimo una patata, e non un toro che pesa una tonnellata. Le ombre cambiano in continuazione, prima cadevano contro la direzione dello sguardo del gatto, ora è tutto il contrario.
Non riesco a scendere. Ci state prendendo in giro? Humpty non riesce a scendere dalla scatola, mentre in questa scena saltava come Spider-Man e si arrampicava sui muri. La luna sta diventando sempre più grande con il passare del tempo, tra poco collassa con la Terra. Che razza di veicolo idiota è questo? Qual è lo scopo di una carrozza chiusa in cui non si vede nulla? In che modo è uscita dalla carrozza da quel piccolo buco? Il segno lasciato dalle ruote era perfettamente liscio, ora è striato con la sabbia. Carro, credo che ci siamo! In che modo Humpty ha scoperto che questo era il posto giusto? Non c'erano indicazioni specifiche sulla mappa. Dopo un impatto simile si romperanno tutte le uova, comprese anche quelle del gatto. Le luci polari in mezzo al deserto? Tra l'altro l'aurora boreale non riflette una luce così intensa, ma dovrebbe essere un'illuminazione molto morbida. Ed è impossibile che possano salire così in alto da vedere le stelle nell'oscurità. Non funziona in questo modo, dato che anche nei strati più esterni dell'atmosfera la luce solare è ancora molto forte. Da dove sta nevicando se non ci sono nuvole in giro? Per concludere, i nostri eroi dovrebbero essere morti, dato che a questa altezza è impossibile respirare e fa il gelo. E l'aria rarefatta! Sta benissimo! L'aria rarefatta non ha questo effetto sulla voce. In secondo luogo, è impossibile respirare l'aria rarefatta a questa altitudine per una serie di motivi: poco ossigeno, basse temperature, bassa pressione. Non avendo nessuna borsa con sé, a quanto pare il costume l'ha tirato dritto dal sedere. I grafici probabilmente si sono fatti una canna. La texture della mappa è pixelata, non è una compressione del bitrate del video, è davvero pixelato. I personaggi sono qui per la prima volta, ma nonostante questo sanno come volare sulla nuvola in qualsiasi direzione vogliono. Quindi in questa situazione il gatto sa esattamente che Kitty non sa nuotare e ha anche capito che dopo essere caduto in acqua ha subito perso coscienza. Però non sembri più un elfo. Perché qui la pressione dell'aria è normale. Gli eroi sono usciti dal castello dove dovrebbero avere una voce alta, ma la voce rimane uguale. Anche in questo caso Kitty prende una foglia dritto dal sedere. Mi dispiace. Gli eroi volano lontano dalle nuvole, ma un secondo dopo ci passano quasi attraverso. Mentre Kitty taglia questa foglia a circa 10 metri di distanza dalla pianta di fagioli. Ah, davvero serve un monocolo per vedere un grattacielo cadere dritto su di te? Al risarcimento di San Riccardo! Il gatto non riusciva a raccogliere l'uovo d'oro, il che è comprensibile, ma in questa scena lo alzano in alto con estrema facilità con una mano sola. Un pezzo di metallo non può produrre un suono così, soprattutto se è appoggiato a terra. Colpo. Mi ha incastrato. Sì, aveva un unico scopo, la vendetta. Ma io ero sempre lì, lì, lì. Ma perché l'hai fatto? Mi hai lasciato su quel ponte. Io mi fidavo di te. Beh, adesso fidarsi di qualcuno e sentirsi pugnalare alle spalle. Questo qui è un intero enorme buco di trama. Ora vi spiego in dettagli. Humpty non poteva sapere per certo che il gatto sarebbe venuto da questo ubriacone. Non sapeva che il gatto avrebbe rubato l'anello. Non sapeva che avrebbe venduto l'anello in questa taverna dove c'erano i suoi uomini. Jack e Jill cercavano in tutti i modi di uccidere il gatto il più delle volte. Humpty non poteva nemmeno sapere che il gatto avrebbe accettato di dargli una mano con i fagioli. Durante il furto, Jack e Jill per un millimetro non hanno ucciso Humpty. E in quella scena è stato il gatto a rovinare il furto. Qui invece Humpty lascia delle impronte sulla sabbia che scompaiono quando il gatto si sveglia. Humpty non poteva sapere che il gatto sarebbe sopravvissuto nel deserto, contando che il cavallo è comparso dal nulla. Quindi in pratica tutto il piano e tutti gli avvenimenti del film sono tenuti insieme solo dalla fortuna. L'ombra della grata passa sull'occhio sinistro di gatto, ora da qualche parte a destra. L'ombra del guardiano non raggiunge il gatto, ma subito dopo è molto più estesa. No, 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 non lo siamo! Mi sono perso qualcosa o gli ho appena strappato i pantaloni tramite Bluetooth? Il gatto stringe la corda vicino alla bandiera blu, che poi diventa gialla e poi infine diventa verde. Quel guscio c'era un cuore d'oro. Adesso io ho tanti dubbi. Humpty aveva una bocca enorme e degli occhi, quindi non potrebbe essere un uovo intero senza buchi. Lui, il gatto con gli stivali! Ci ha salvato dall'occa... È un fuorilegge!
Lui ci ha salvato. Tutta la gente lo sa che tu, gatto, sei il più grande eroe di Una leggenda. Wow, uno spin-off di Shrek 2. Gatto Colestivale è un eroe per il suo popolo, H Zorro e bla bla. Solo che in Shrek il gatto Colestivale era un sicario a pagamento che uccideva gli innocenti solo per i soldi e senza nessuna morale. Cosa che in questo film è stata completamente dimenticata per creare una storia completamente da zero. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.